Buongiorno, siamo all'estremo nord della Calabria, oggi entreremo in Basilicata. E lo faremo con un amico di eccezione, vi presento Luigi. Ciao. Questa non è una regione completamente sconosciuta al cicloturismo, grazie anche al celebre film di Rocco Papaleo, viene attraversata spesso in un coast to coast. Non è sconosciuta al cicloturismo, ma è ancora alquanto selvaggia, tutta da scoprire. Oggi andremo a scoprire quello che sarà la Basilicata in bicicletta. Allora, prendete nota di questo punto, siamo in uscita da Castelluccio Inferiore, direzione Lauria, e qui sulla destra trovate, con indicazione contrada Pellegrini, quella che sarà la ciclabile, realizzata sul vecchio tracciato della linea ferroviaria Lago Negro-Castrovillari. Adesso noi andiamo a intrufolarci, come al solito. Questa era un'antica ferrovia a scartamento ridotto, strepitosa. Notate la pendenza anche, che per dei treni non è mica male, eh? Saliamo su col 30, certo noi siamo, diciamo, molto turisti. Ah, quindi un gioiello di ingegneria civile degli anni 20. Inizio secolo scorso, non sì. Fine 800. Tutto un alternarsi di viadotti e gallerie. Questa in particolare è una elicoidale, serve ad abbattere il dislivello rimanendo, diciamo, come coordinate sullo stesso punto. Infatti passa qui sul ponte forse, o è molto più in là? No, è un po' più in là. Sì, perché insomma l'elica non ce la dobbiamo immaginare circoscritta, insomma un bel raggio di curvatura comunque, anche se era scartamento ridotto. Oh, vediamo qua dentro, cinghiali, cose, no? No, pipistrelli. Pipistrelli? Qualche pipistrello, però non dura molto, dai. Bella! Qua c'è anche il totem per le indicazioni, pronto per... Qui si torna su alla stazione successiva, da Castelluccio Inferiore a Superiore. Ecco la stazioncina di Castelluccio Superiore. Guarda che bel bike hotel che potrebbe diventare, un bici grill anche. Continua a salire costantemente al 4%. Colliniamo a Prestieri, sono prossimi 1000 metri di quota. Presto ve ne diremo di più, adesso il nostro giro prosegue su strada normale, andiamo all'Atronico. Allora ci lasciamo a Lauria alle spalle, a Lauria anche ci si può introdurre sul tratto ciclopedonale della ferrovia Lago Negro Castrovillari. Noi proseguiamo verso Pecorone, famoso svincolo autostradale per chi proviene dalla Valsigni, è qui che si vengono a prendere gli autobus che portano al nord. Piccola pausa, rifornimento idrico. Arrivati a Pecorone, l'ambito territoriale del comune di Lauria, l'estesissimo ambito territoriale. Qui la ciclabile, la ferrovia, rincontra la strada e c'è un bivio, si può proseguire per il lago Sirino, lì in alto a sinistra, un bel posto, c'è stato anche un arrivo di tappa negli anni 90 del Giro d'Italia. Oppure procedere qui a destra in direzione Latronico, Senise e volendo anche fino a Taranto. Allora ecco, quando sulle vostre teste ci sarà l'autostrada Salerno-Reggio, la A3, iniziate a preoccuparvi di trovare lo svincolo giusto per l'Atronico. A questa rotonda dovete stare molto attenti a non imbucare la Sinnica, che è la seconda uscita, noi prendiamo la prima. Questa
Che facciamo noi invece dalla vecchia strada che portava all'Atronico giù in Valsigni? Questa piazzettina dove ci sono 5 bar, quanti sono? Allora cerchiamo un panificio, una pizzetta, qualcosa. I bar hanno solo alcolici e patatine, giustamente. Sì, le banane ci sono. Sì. Salve. Il fornimento al sud bazar. Ma che si fa all'Atronico? Cioè se uno viene all'Atronico dice perché dovrebbe venire all'Atronico? Ci sono tanti posti belli. Per esempio? Il bosco, c'è la pineta, ci sono le terme. E da mangiare? C'è qualcosa di offerto tipico? Offerto dalla casa. Ah, grazie. Siamo gentili. Sì, infatti. Hanno regalato le banane. Hanno regalato le banane. Va bene, oh, allora. Infatti ogni tanto ci sono alcuni. Sicuramente si trova l'allegria. Questo è poco ma sicuro. Lo dimostrano 7 bar sulla piazza. Ah, sì. Pieni. È un po' esagerato. No, va bene, va bene. Sono tutti pieni. Sì, si sta insieme, si fa socialità. Ciao, noi ripartiamo. Abbiamo rincontrato il Ferrarino. Allora, la strada da Lauria all'Atronico è bellissima. Adesso andiamo nella selvaggia Lucania. Ce ne andiamo giù verso Agromonte. Salute a tutti. Questo che cos'è questo posto? È un'associazione che promuove il turismo outdoor sul Monte Alpi, che puoi vedere alle tue spalle. Dove avete sicuramente siete arrivati costeggiando il Monte Alpi. Facciamo trekking, passeggiate, parapendio, mountain bike. Abbiamo 40 km di piste di discesa di mountain bike, diversi tracciati sentieristici, e sono tutti raccolti nella mappa dei sentieri del comune di Latronico. Non vi potete sbagliare, arrivate da Loria dritto per dritto, attraversate la piazza, entrate proprio direttamente dentro. Entrate dentro, se non frenate, perfetto, troverete sempre qualcuno. Bene, ciao, grazie, noi proseguiamo il nostro percorso, si va verso Castelluccio. Ciao. Si va. Questo è Fondovalle. Qui sotto il fiume Sinni, alle nostre spalle, il bellissimo canyon della Valsigni. E da qui si torna a salire. Dai! Guarda qua che scenario! Ecco già l'Agromonte. È sconsigliabile passarci a ora di pranzo. C'è un odore di brace, di sughi, peperoni, mamma mia! Siamo sulla strada che collega Castelluccio ad Agromonte. Il fondo stradale qui è eccezionale. Castelluccio, paese delle misule. Che saranno le misule? Ma scusate, che cosa sono le misule? Sono dei pezzamenti di terra dove vengono piantate le erbe officinali. Ah, va bene, grazie. Di nulla. Buona giornata. Pensavo che era una cosa da mangiare. No, no. No. Misule. Le misule, pezzi di terra.